nostro circuito Golf Television in Tour arriva a Martellago, alle porte di Venezia, un campo meraviglioso disegnato da Arnold Palmer per 18 buche splendide al Golf Club K della Nave. Oggi insieme a GLS Enterprise, Corriere Espresso, una tappa vincente. Adesso andiamo a vedere che cosa succede in campo con i protagonisti impegnati in queste 18 buche e per scoprire chi saranno i prossimi tre vincitori delle categorie netto che arriveranno direttamente alla finale del 7 di ottobre. Siamo su Golf Television, anche noi, oggi, qui a Cade la Nave, yes! Io vengo da Verona e vengo a giocare qui per il campo, un po' per gli amici. Tutte le settimane? Un po' per gli amici, ma mi sono fatto socio qui perché il campo è fantastico, tecnico, lungo abbastanza, quindi... Buon golf a tutti, numeri uno, Cade la Nave. Near to the pin ad ogni par 3, quindi 4, 8, 11, 17. Stai giocando bene? Mio, il mio handicap. Come mai? Sto sbagliando tanti approcci. Abbastanza bene per il momento, però mancano ancora 5 buche. Bella giornata, poi già premia sicuramente. Sto segnando un 5 e un 6. Simone Vicentini, GLS Enterprise. È title sponsor di questa tappa Cade la Nave del circuito Golf Television in Tour. Una giornata di sole magnifica, dopo tanta acqua ci voleva comunque. Sì, abbiamo portato bene, spero, alla tappa di oggi con questo splendido sole in questo splendido circolo. Complimenti per l'organizzazione, vedo molti giocatori agguerriti e pronti a sfidarsi sul green, quindi... Beh, GLS non è nuova nel mondo del golf, avete un vostro circuito, il Golf Trophy, che già è presente in molti circoli italiani, e in più questa aggiunta anche a livello televisivo col nostro circuito adesso. Sì, da 11 anni, da sempre siamo attivi nel mondo dello sport e da 11 anni siamo specialmente nel golf. Circuito Golf Trophy che ci ha dato tante soddisfazioni in questi 11 anni, che è legato anche alla raccolta di fondi per un'attività benefica, e negli anni abbiamo raccolto l'adesione da parte di tanti giocatori a questa iniziativa. Siamo veramente molto contenti dei risultati che stiamo avendo nella promozione del nostro brand nel mondo del golf, e quindi abbiamo deciso da quest'anno di allargare anche al mondo di Golf Television il nostro brand. È brava la signora, sì, molto brava, sì. A fare il risotto è molto brava. Allora lei è brava a fare i risotti? Sì, molto, i risotti mi vengono proprio bene, sì. Grazie, buona benissimo da dividere, nel senso il campo bellissimo, il motivo per cui sono venuto, il campo e gli amici di Golf Television, perché poi ti rivedi, e come ti fanno rivedere loro in televisione, sempre un professionista, per cui questo è un motivo. Poi il golf, le montagne russe come al solito. Bene, bellissima giornata di sole, quindi è già una grazia oggi. Filiamo le seconde 9 nei premi sorteggio. Come mai pochi birdie? Campo tosto oggi, è veramente, c'è un bel rough, difficilino, però gran giornata, sole, ci stiamo divertendo, va benissimo così. Io un birdie l'ho fatto in verità, a differenza di quello che ha appena parlato. Cade la Nave, uno dei più bei circoli italiani, un circolo aperto con tante novità.
Certo, io sono qui a Cadelanave da circa 3 anni e in questi ultimi anni, grazie a Luigino Conti, il club sta vivendo veramente un momento interessante. Ho ristrutturato il ristorante, abbiamo le piscine, è un circolo aperto. E vogliamo che sia aperto, vogliamo che sia il golf veramente per tutti, e ci teniamo molto e quindi utilizziamo sia le piscine che il ristorante per avvicinare sempre più persone a questo meraviglioso sport. Vogliamo qui tanti bambini, tanti ragazzi, perché il campo è bello, si può giocare, e giocano sia i bassi di handicap che i 36/54 tranquillamente. Questo è Cadelanave. Il turismo è diventato fondamentale per il golf. Cosa fate voi a Cadelanave per portare più gente possibile qua e soprattutto cosa bisognerebbe fare in generale? Ma noi col turismo, diciamo, siamo legati a doppio filo, perché essendo la struttura molto vicina a Venezia e avendo 2 aeroporti importanti come l'aeroporto appunto di Venezia e di Treviso, abbiamo sicuramente un buon bacino dove poter pescare il nostro cliente. Quello che facciamo noi è, attraverso la rete Golf Veneto, stiamo facendo delle operazioni di marketing e anche di presenza in varie fiere, dove effettivamente piano piano si sta anche muovendo l'interesse di alcuni tour operator. Non posso lamentarmi, stiamo lavorando abbastanza bene. L'unica incognita per noi è sempre il tempo, e nell'ultimo mese e mezzo diciamo che abbiamo patito non poco. Comunque dai, stiamo facendo dei passi importanti, perché sono sempre più convinto che il turismo può essere l'ancora di salvezza per il golf in Italia in questo momento. Abbiamo più di 155 sedi in tutta Italia,